Un saluto a tutti e benvenuti a questa occasione per la giornata internazionale della festa della donna. Purtroppo in questo difficile anno abbiamo dovuto cambiare tutte le nostre abitudini e proprio l'appuntamento dello scorso anno per questa giornata importante è stato il primo appuntamento a cui abbiamo dovuto, ahimè, rinunciare. Poi ognuno di noi ha imparato a utilizzare altri mezzi, in particolare i mezzi che ci offre la tecnologia, e quindi abbiamo iniziato a fare i nostri incontri online. E quest'anno festeggeremo quindi la Giornata Internazionale della Donna con due appuntamenti online, il primo dei quali ci è particolarmente caro, perché è un concerto della nostra sezione musicale della Scuola Media di Pino Torinese, a cui come amministrazione, ma come cittadini, siamo particolarmente affezionati e andiamo particolarmente fieri. Sono diverse le occasioni che abbiamo già avuto in questo periodo, in questi ultimi anni, per collaborare con loro, grazie sempre all'Associazione Santa Maria del Pino, che ci aiuta da anni nei concerti e nei momenti musicali del nostro paese e che in particolare in questi anni sta collaborando e coinvolgendo molto i ragazzi della sezione musicale. Quindi un ringraziamento anche a questa associazione e un ringraziamento a tutti gli insegnanti e a tutto il personale della scuola che ha lavorato e sta lavorando in modo particolarmente difficile per questo periodo e sta adattando la propria attività alle nuove condizioni a cui ci dobbiamo comunque abituare. E comunque anche un ringraziamento a voi ragazzi che state imparando ad utilizzare anche altri mezzi tecnologici per l'importante attività di scuola che state conducendo. Il fatto che ci sia un concerto ad aprire due appuntamenti, uno più rivolto ai ragazzi e uno per gli adulti questa sera, e che il momento di apertura sia proprio il vostro concerto, è importante e molto significativo, perché sono proprio i ragazzi che sono il nostro futuro e sono loro che possono veramente lavorare per raggiungere la vera parità di genere che sappiamo oggi non essere ancora raggiunta. E questo lo possono fare, lo devono fare a partire dalle loro abitudini quotidiane, a scuola, in famiglia e con tutte le loro figure di riferimento. Quindi un grande ringraziamento a tutti quelli che hanno reso possibile questo momento e soprattutto voglio fare un grande augurio a tutte le donne di Pino, ma non soltanto, a tutte le insegnanti, a tutti gli insegnanti e in particolar modo a tutte le ragazze che suoneranno per noi. Buona festa della donna a tutte e a tutti. Thank you.
Buongiorno ragazze e buongiorno ragazze. Grazie per il bellissimo dono che ci avete fatto. Ricevere regali è sempre bello, ma un dono musicale è ancora più bello. Noi adulti abbiamo un tesoro prezioso e siete voi che siete il nostro futuro. E perché questo futuro sia ancora più bello, è importante che comprendiate come le differenze tra le ragazze e i ragazzi vadano comprese e valorizzate. È ancora un po' diffuso il pensiero che le ragazze debbano essere gentili e i ragazzi forti come supereroi, ma quella è al massimo la forza fisica, non certo la forza che ci serve per perseguire e realizzare un sogno. Ed è proprio di sogni che ci narra il video che la compagnia Onda Teatro ha realizzato per voi. Si intitola Rosa ma non troppo, storie di ragazze coraggiose e ribelli, e narra di una nuotatrice coraggiosa, di una astronauta, di una supereroa della Seconda Guerra Mondiale, di una direttrice di orchestra e di una ricercatrice. Se avete un sogno, ragazzi, mettetecela tutta, non importa quanto tempo ci voglia. Siate curiosi, informatevi e soprattutto non smettete mai di crederci, vedrete che riuscirete a realizzarlo. Voi ragazzi e ragazze avete innata una naturale propensione per la giustizia e per l'uguaglianza. Questo video vi aiuterà a celebrare insieme le infinite possibilità che la vita vi offre e le libertà. Io vi ringrazio ancora per il dono che ci avete fatto. Spero sia gradito tanto quanto noi abbiamo gradito il vostro e vi auguro buona festa, giornata internazionale della donna. Grazie. C'era una volta, e c'è ancora adesso, una giovane fanciulla di 17 anni. Ha la pelle color del miele, capelli lunghi e lisci, scuri come l'ebano, e due grandi occhi castani, sorridenti e fieri. Come una principessa d'Oriente. Sopracciglia folte e due belle spalle larghe. Forte come un guerriero. No, forte come una guerriera. Da qua. Yusra viveva in un posto lontano, lontano da qui. Viveva in una grande città, ricca, splendente, piena di sole, la città di Damasco, in Siria. A Damasco, un tempo lontano, tessevano stoffe che viaggiavano per tutti i mari, vestivano re, regine e spose. E tappeti? I tappeti erano bellissimi perché erano tutti ricamati, sì. Poi erano pieni d'oro, d'argento, sì. di colori, sì, bellissimi, sì. Erano, sì, meravigliosi. Sì, ma stavamo parlando di Yusra. Sì. Cosa ci faceva Yusra a Damasco? E faceva i tappeti? No! Tesseva le stoffe? No! E faceva la lavandaia? No! Stava a casa vestita di rosa a aspettare il principe azzurro? No! Lei era una nuotatrice! Tutto il giorno si allenava con il papà? Bravo papà! E la sorella in piscina, avanti e indietro, sognava le Olimpiadi. Ma un giorno arrivò la guerra e con la guerra arrivarono le bombe.
E una bomba cadde sulla piscina e la distrusse. Ma per fortuna Yusra e sua sorella non erano lì. Poi un'altra bomba cadde sulla loro casa e distrusse anche quella. E per fortuna loro si salvarono. Però non sapevano più dove andare perché non avevano un posto dove stare. Ma per fortuna Yusra e sua sorella decisero di scappare dal loro paese e dalla guerra. E iniziarono un lungo viaggio che durò mesi, attraverso mari, stati e pericoli, verso l'Europa, magari la Germania, dove le nuotatrici sono forti e le bombe non cadono sulle piscine. Yusra e sua sorella salirono su un gommone da 7 persone, ma su quel gommone erano in 20. Andavano avanti, piano, ma andavano. Poi il motore si ruppe. Ma come fai ad arrivare in un posto se non c'è niente che ti spinge fin lì? Si stava mettendo male per Yusra e per gli altri del gommone. Erano in mezzo al mare, lontani dalla riva, sperduti e soli. Ma lei non poteva star lì senza far niente, era una nuotatrice lei. Così Yusra, forte e coraggiosa come una guerriera, si tuffò in acqua insieme a sua sorella e un altro ragazzo, tutti giovanissimi, poco più che bambini. E insieme iniziarono a nuotare spingendo la barca verso una riva lontana. E nuotano. E spingono. E nuotano. Un ragazzo e due ragazze. In mezzo al mare. E poi arrivano a terra. Da lì, in Germania, dove le bombe non cadono sulle piscine. Lì Yusra trova la squadra giusta per lei, che è la squadra dei rifugiati, che sono le persone che scappano dalle guerre. E nel 2016 ha gareggiato alle Olimpiadi a Rio. Oggi Yusra insegna nuoto ai bambini. E i suoi genitori hanno raggiunto lei e la sorella, in Germania, come rifugiati politici. C'era una volta, ma c'è ancora adesso, un astronauta. 3, 2, 1, via! È partita. Chissà come sarà. Da lassù come le sembrerà questo mondo strambo da cui è volata verso il cielo nero e poi... chissà. Il 23 novembre 2014 Samantha Cristoforetti è volata via. Vola Samantha. Verso quelle nuvole che da piccola sognava di raggiungere. Vola Samantha e si stacca dalla terra dove è rimasta per anni con la testa china sui libri e il cuore tra le stelle. Vola verso quelle stelle che ha studiato in Italia, in Francia, in Germania, a Mosca, negli Stati Uniti. Vola Samantha. I bambini, si sa, da piccoli vogliono fare dei mestieri pericolosi. Per esempio gli astronauti, le astronaute, oppure i pirati, le piratesse, gli acrobati, le acrobate, i piloti di Formula 1, le pilotesse. Ma poi gli passa. A lei no. No. Lei sempre astronauta. Sì. Samantha, tesoro, scusa, cosa stai facendo? Non lo vedi che ho il casco, faccio l'astronauta, no? Sì, poi le passa. Sì. Samantha, ascolta, da grande vorresti fare la violinista? Ma no, te l'ho già detto, l'astronauta! Ma poi le passa. Samantha, ascolta, stai guardando le nuvole? Sei innamorata? No, guardo il cielo dove un giorno andrò, sarò astronauta. Ma poi le passa. Samantha, hai deciso finalmente cosa vuoi fare da grande? Te l'ho già detto, l'astronauta! Ma ancora! Ascolta, Samantha, ci sono dei mestieri che sono un po' meno pericolosi. Per esempio, potresti fare la medica. No. No. L'avvocata. No. No. Non è che devi per forza stare a casa vestita di rosa a fare la maglia, però ci sono delle vie di mezzo. Tipo l'astronauta, no? Va bene.
Vuoi volare? Sì. Allora puoi fare la hostess. Nah. La pilota di aerei. No. La pilotessa di mongolfiere. No. Lei, testa dura. Lei sempre astronauta. Il 23 novembre 2014, Samantha Cristoforetti è volata via. Vola Samantha, nel bianco delle nuvole. Vola nell'azzurro del cielo, con il sole giallo di fianco. Vola verso l'universo nero, con la terra dietro di lei. Quella terra su cui è rimasta agganciata fino a quando non è volata via. Che coraggio ci vuole a volare via. Chissà, Samantha, se ha trovato lassù quello che stava cercando quando era piccola. Chissà, Samantha, che cosa ha pensato di noi da lassù, che dopo un po' non ci vede neanche più. Chissà, Samantha, che cosa ha pensato della Terra, che qui per noi è così grande e forte, da lì deve sembrare così piccola e fragile. Chissà, deve aver pensato Samantha, che cosa possiamo fare noi per prenderci un po' più cura di lei. Chissà, Samantha, solo lei lo sa. Forse un giorno lo racconterà, magari alla sua bambina, quando crescerà. Un'insegnante che voleva fare la scienziata. Che carini che sono! Sono vispi, eh! Ma che vispi e vispi! Oggi Carlo non sta per niente bene. Ma, dottoressa, ma come fa a vederlo? E guardalo, guardalo, non lo vedi? È rigido! Non si rotola nella farina con il suo solito gusto. Se ne è accorta anche Luisa. Dottoressa, ma come fa a vedere tutto questo nei vermi? Va bene dargli il nome, però... Allora, per prima cosa questi qui non sono vermi, ma sono larve. Se per te è più comodo chiamarle vermi, e chiamiamole vermi, eh? E poi lo sai da quanto tempo studio i vermi, no? Sì, sì. Ormai li conosco come le mie tasche, con tutte le soddisfazioni che mi hanno dato, è il minimo. Guarda! Dottoressa, senta un po', ma lei com'è che fa a distinguere Carlo e Luisa? Ora, io capisco gli uomini. No? Per esempio, non lo so, i bambini quando nascono, ecco, i maschi hanno il pisellino, le femmine la patatina. Oppure ai maschi metti la tutina azzurra e alle femmine la tutina rosa, no? Ma che cosa c'entrano adesso i tuberi, i legumi e i colori? Qui la vera domanda è: perché le femmine nascono femmine e i maschi maschi? E loro mi hanno dato la risposta. Ma loro chi, Carlo e Luisa? Ma no, le loro cellule. I corpi sono formati da tante piccole cosine che si chiamano cellule. Ci sei? Sì. Bene, dentro alle cellule ci sono delle altre cosine ancora più piccole, piccolissime, che si chiamano cromosomi. Ci sei? Sì. Bene, dentro ai cromosomi c'è scritto tutto quanto di noi. Se abbiamo gli occhi blu, gli occhi verdi o gli occhi castani. Se abbiamo il naso lungo... Come Pinocchio. Le orecchie a sventola. Come Dumbo. O le spalle larghe. Come un guerriero. O come una guerriera. Bene, io ho studiato le cellule dei vermi e ho scoperto che hanno 10 coppie di cromosomi, solo che nelle femmine ce n'è una con due X e nei maschi una con una X e una Y. Una X e una Y, cioè una X senza una gambetta. Brava, ci sei. E la stessa cosa vale anche per gli esseri umani, solo che lì le coppie sono 23. Ah, dottoressa, ma lei è un genio, dovrebbero darle dei premi, dei Nobel. Ma non la pensano mica tutti come te, sai. Netti, lascia stare la scienza, è un affare da uomini.
scusami, ma questa cosa dei vermi fa davvero un po' schifo. E poi, cara, stai sempre chiusa qui dentro. Non vedi mai la luce del sole. Non lo vedi che sei grigia? E poi, scusami se te lo dico, ma conciata così non lo troverai mai. Oh, perché lei lo trova, lì sembra un bucaniere con tutto quell'acqua che ha il corpo. Ma sì, ma non ti arrabbiare, ma guarda, chi se ne importa, guarda. Se io fossi stata un uomo, mi avrebbero dato il premio Nobel e anche una cattedra all'università. E invece no. E invece niente. Ma sì, ma chi se ne importa, io o loro, che mi danno soddisfazione. Loro, Carlo e Luisa, il verme maschio e la verma. La vermicola, che va nella cunicola, il vermone, con i muscoloni, come gli umani, uguale, ci sono gli umani maschi, i maschi con i muscoloni, con il testosterone, e le femminucce con le loro boccucce, dottoressa, però ci sono anche le femminone con le spallone che giocano a pallone e i maschietti con i loro baffetti che fanno i manicaretti, dottoressa, non ci capisco più niente, dottoressa! Sì, ma quello è dopo, noi siamo al primo. Perché le femmine nascono femmine e i maschi maschi. Oggi comunque Carlo non è per niente in forma. No, forse gli ho dato da mangiare troppa insalata. Ma dottoressa, sono vermi della farina! C'era una volta un supereroe femmina. Una supereroa. Una bambina di nome Irena Sandler. I supereroi, si sa, sono forti, coraggiosi, hanno i superpoteri, ma soprattutto mettono a rischio la loro vita per salvare quella degli altri. Il suo papà lo era, un supereroe. Però lui non aveva un mantello, ma aveva un camice da medico. E non volava, però andava in giro tra la gente a curare le persone da qualsiasi malattia. Irena le diceva sempre, se vedi qualcuno che sta affogando, ti devi tuffare, devi andare a salvarlo. Però un giorno anche lui si ammalò. Anche i supereroi hanno dei punti deboli. Poi arrivò la guerra e alcuni potenti decisero che le persone di religione ebraica non avevano diritto di vivere come tutti gli altri, così iniziarono a prenderli e a portarli via. E Irena si trasformò in un supereroe. Una supereroa. Un supereroe in rosa, con l'obiettivo di salvare i bambini di religione ebraica. Decise di nasconderli. Primo, allora ragazzi, dobbiamo cambiare i nomi, Bene, allora tu Joseph diventi Giovanni, Iona, Gian Emilio. Troppo lungo, vai. Gianni? No, Emilio? Sì, Emilio. Miriam? Carlotta. Perché? Ma perché Miriam? Perché con i vostri nomi che sono tipicamente ebraici vi riconoscono dappertutto, capisci? Carlotta, Miriam, Carlotta ti chiami. Sai qual è il problema? È che siete troppi e che io alla fine della guerra potrei non ricordarmi di tutti voi. Soluzione, ce l'ho. Prendo tantissimi barattoli di marmellata vuoti. Dentro ogni barattolo metto due biglietti. Uno col vostro nome vero e uno col nome falso. Perché? Come perché, Miriam Carlotta? Perché alla fine della guerra, figurati se tu ti ricordi qual è il tuo vero nome. Non ti ricordi neanche quello che hai mangiato ieri a pranzo. Ecco, poi. Joseph, giù le mani dalla marmellata. Perché? Perché fa male la pancia. Allora, non sconcentrarmi. Allora, poi io, prendo tutti questi barattoli e li vado a seppellire nel giardino del mio amico Pietro sotto un ciliegio. Perché? Perché mi piace. Prendo ognuno di voi e vi metto in famiglie sicure così nessuno vi viene a cercare. Alla fine della guerra vado a recuperare tutti i barattoli e li porto a ognuno di voi. Così vi potrete riunire alle vostre vere famiglie. Perché papà avrebbe fatto così.
Alla fine, Irena salvò 2500 bambini. Un supereroe in rosa. Il supereroe dei barattoli. C'era una volta... Harry Potter! No. Ah, sì, Mago Merlino! No. No. Guardami bene. Sì. Ah, Maga Magò, uguale, ce l'ho. È lei. Come ti permetti? No, no. C'era una volta una ragazza che viveva in Cina. Xian Zhang, una maga della musica. Silenzio. Un giorno le dissero... Domani dirigerai tu l'orchestra. Silenzio. Grazie. Mi ridono in faccia. Ma per forza. Una giovane ragazza di 20 anni, alta poco più di 1,5 metri, sul podio del direttore d'orchestra. Un lavoro maschile di fronte a un'orchestra di soli uomini in Cina. Mi ridono in faccia. Ma io resto in silenzio e li conquisto con l'unica arma che ho. Li conquista così, con il silenzio. E li conquista perché lei sa, e lei sa perché ha studiato anni pianoforte a casa sua, anche se in Cina era vietato, eppure suo papà gliene ha costruito uno pezzo per pezzo in camera. E lei ha studiato di nascosto come i veri maghi 8-9 ore al giorno nel silenzio della sua camera. Un silenzio rotto soltanto dal suono della musica. Da quel giorno è diventata uno dei direttori d'orchestra più famosi al mondo. Da quel giorno è diventata un gigante.